o figlio di colui che a Troia fu guida all'esercito, figlio da Clemente. Ora, di persona, tu puoi rivelare davanti a te ciò che da sempre il tuo cuore desiderava. Questa è l'antica Argo che tanto mi piacevi. Guarda, Oreste, ecco la piazza Licea, del dio ucciso nel lupo. E là, a sinistra, il famoso tempio di Era. Come nostra meta, vedi Micene, ricca d'oro. Quando tornano a casa ne traggono onori più grandi, e allora anch'io
mi vanto che grazie a questa menzogna brillerò ancora sui miei avversari come un astro dallo sguardo pungente. Adesso terra valenta e dei indigeni, accoglietemi su questi sentieri con sorte e propizia. Eppure tu, dimora del padre, io giungo a purificarti con un'opera di giustizia inviato dagli dèi. Non ricacciatemi da queste contrade con disonore, ma salutatemi, signore della casa e arbitro di ricchezze. Queste sono le mie parole. Tu va, vecchio, vigila e fai il tuo dovere. Noi ce ne andiamo. Ne abbiamo l'occasione, che è padrona di ogni opera umana. Dio, mi pare che chiuda un uomo dietro le porte. Ma è lei! Sventurata! Vuoi che rimaniamo qui a aspettare? No, non arrischiamoci a far nulla prima di aver compiuto i precetti del mondo, versandoli i bacioni del padre. Questo dà forza e vittoria agli eventi. Yeah.
figlia di sciagurata madre, Eletta. Perché? Perché sempre ti consumi questo pianto insaziabile sopra colui che contro tutti gli dèi cadde nelle trame della madre divina, sopra Agamennone, la figlia madre. Posso dire. Ho fatto questo. Se mi illecito il tuo piacere. Per consolarla. Sì. Quello che dite, io lo so bene, niente mi sfugge. Ma non desistere dal compiangere il padre mio. Su, lasciate che io paghi così, ve ne supplico. Certo, nei geni. Nelle suppliche. Nelle suppliche. Faranno risorgere tuo padre dalla palude di Ade, che tutti accoglie. Eppure sempre. Sempre. Nel tuo compianto precipiti, nello strazio di un dolore inestricabile, non c'è fine al tuo male. Stop! Colui che dimentica i centoni pene di miserevole morte. Tra lontani, figlia, non a te sola si è mostrata l'affezione. No, a te sola. In questa eccelle tra i membri della tua casa, come Crisogoni e Oreste. Si strugge nella sua occulta giovinezza, ma beato lui, perché un giorno l'inclita terra dei Micenei lo accoglierà giunto qui col favore di Zeus. Col favore di Zeus! È lui che attende, instancabile, priva di figli, sventurata, priva di nozze tra le lacrime, condannata a mali infiniti. Lui dimentica ciò che ha imparato soffrendo. Quale messaggio mi giunge che non sia ingannevole? Sempre mi piange, sì. Ma nessun impianto non si degna mai di mostrarsi. Orrendamente procrearono orrenda visione. L'uomo
giorno che a me giungesti odioso più di ogni altro. Quando mio padre morì per mani gemelle, mi hanno strappato la vita, mi hanno distrutto. Zeus, il grande dio dell'Olimpo, implica loro sofferenze e vendichi i loro delitti! Rifletti. Rifletti. Non di ordine. Non sai per opera di chi sono sorte le presenti sventure. Molti mali ti sei procurato oltre il segno, sempre attirandoti guerre con la tua afflizione. Sopporta queste sciagure. Sopporta. Che non si può contendere coi potenti. Infrangenti, inauditi. Inaudita è la condotta a cui sono costretta. Lo so bene. Ma non m'asterrò da questi gemiti finché avrò vita. Da chi? Da chi potrei udire una parola di conforto? Su. Cessate di consolarmi. Questi mali sono insanabili! Ma come una madre. Come una madre fidata e benevola. Io ti dico di non generarti sventure su sventure. E quale limite ci sarebbe a me? Su, dimmi, come può esservi bene nell'incuria per i morti? Se il padre riposerà infelice nella terra, e costo non pagheranno per il loro assassinio, allora periscano il pudore! Io, figlia, giunsi qui per il bene tuo e mio. Per il bene tuo e mio. Ma se non dico bene, finca il tuo parere. Noi ti seguiremo. Mi vergogno. Ha disperato troppo. Ma è la necessità che mi costringe a farlo. Perdonatemi. Ma dinanzi alla morte del padre, come potrei evitarlo io, che sono una donna nobile? Lui, l'assassino,
se si può chiamare la madre. Lei non teme nessun erigmi, no. Anzi, prendendosi gioco del suo delitto, ha scelto il giorno in cui aveva ucciso mio padre con l'inganno per riunire danze e fare sacrifici agli dèi. Questa donna, nobile, soltanto parole, mi lancia tali ingiurie. Elettra, tu che sei la degli dèi, oggi sono morto il padre e sono andato di morte di sole. Possono gli dèi per non liberarti mai da questo dolore. E poi, quando sente da qualcuno che Oreste sta tornando, mi aggredisce follemente. Tornerà, sta per farlo. Lo dice, sì, ma non fa nulla di ciò che promette. Ma un uomo che compie una grande impresa ama indugiare. Sì, ma io non indugiare la salvarla. Abbi coraggio, è valoroso e sa aiutare. Sì, ho fiducia in lui, altrimenti non sarei certo vissuta così a lungo. Non aggiungere nulla. Ma se voglio vivere libera,
Devo ascoltare quello che dicono i potenti. E tu diventi il tuo padre? No. E ti curi solo di tua madre. Scegli. Vuoi essere folle o vuoi essere saggio dimenticandoti di tuo padre? Tu dicevi che se ne avessi la forza manifesteresti il tuo odio contro costoro. Sì, tu lo dici, ma poi non fai nulla per aiutarmi, anzi, mi distogli dalla vendetta. Questo aggiunge vita ai mali. Tu che dovresti condividere l'odio con me, tu odi soltanto a parole, ma di fatto vivi con gli incisori del padre. No, io non potrei mai venire a patti con questi, nemmeno se mi dessero i doni dei quali ora tutti vanti. Sì, io posso per te una mezza d'oro, trascorra la tua vita nell'abbondanza. Il mio unico cibo sia non dispiacere a me stessa. Ma guardati, piena d'oro. Io, i tuoi onori non li desidero. E nemmeno tu li vorresti, se solo fossi saggia. Oh, tu potresti essere chiamata figlia del padre più valoroso di tutti. Ma fatti pure chiamare figlia della madre, così sembrerebbe quasi a tutti, tenendo un padre morto i tuoi cari! Epigei, non cedere a mira. C'è infatti un guadagno nelle parole di entrare. Se solo vuoi imparare a darti reciproco ascolto. Sono abituata alle sue parole. Non ci avrei mai fatto caso se non avessi saputo che un grandissimo male la assale, un male che la distoglierà dai lamenti continui. Parla pure. Se mi mostrerai qualcosa più grande di questi mali, non potrò contraddirti. Se non cesserai queste grida, ti manderanno là dove non vedrai mai più la luce del sole e rinchiusa in una stanza canterai i tuoi mali fuori da questa terra. Pensaci bene. E non biasimarmi se soffrirai in seguito. Ora è il momento di riflettere. Hanno deciso di farmi questo? Sì. Non appena Egisto tornerà a casa. Allora giunge sei fretta. Cosa hai detto, sciocca? Che giunga, se pensi a decidere così. Perché sei impazzita? Voglio scappare da voi il prima possibile. E non hai rimpianto della tua vita? La mia vita è una meraviglia. Lo sarebbe se tu imparassi a essere saggia. Non insegnarmi a rinnegare i miei carichi! No, ti insegno a piegarti ai potenti. Prestati tu a questo servizio. Sarebbe meglio non morire della propria stupidità. Morirò se entra, ma vendicando al padre. Nostro padre, lo so, ci perdona. Queste sono parole da figli. Dunque, non ti lascerai convincere? No, non sarei mai così insensata. Allora me ne andrò dove ero stata mandata. Dove vai? A chi porti quelle offerte? Nostra madre mi manda a offrire queste libagioni alla tomba paterna. E quale dei suoi amici l'ha convinta? L'ha spinta a un incubo, mi sembra. Oh, te paterne! Grazie! Si dice che ella abbia visto in sogno nostro padre vivere di nuovo e unirsi a lei e poi piantare nel focolare di casa lo scettro, un tempo suo e ora di Egisto. E dallo scettro nasceva un germoglio rigoglioso che faceva ombra a tutta la terra dei miceneri. Non so altro, tranne che mi ha mandata qui a causa di questo timore. Sorella. Sorella cara. Non porre niente sulla tomba, né giusto né lecito. Ora ragione al padre per conto di questa donna che c'è. Se non fosse la donna più odiosa di tutte, non farebbe queste immagini all'uomo che l'ha ucciso.
credi forse che il morto accolga benevolo queste offerte? Credi forse che queste libagioni le bastino per espiare il delitto? No, impossibile. Su, 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 getta via. Poi, taglia, taglia un ricciolo dal mio capo e uno dal tuo. E dona dal padre. E poi un ginocchio. Chiedi di assalire i nostri nemici dal profondo della terra. Chiedi che suo figlio, Oreste, giunga qui presto per vendicarlo. Credo sia stato lui a inviare questi incubi. Su, su nella camera. Aiuta te stesso. Me, il più caro dei mortali, il nostro padre, che giace nell'Ade. Lo farò. Ma voi, in nome degli dei, concedete il vostro silenzio, mettete queste imprese, perché se mia madre lo verrà a sapere, mi pentirò di aver compiuto questa amara prudenza. Thank you.
avresti dovuto portarle il tuo aiuto. Perché questo tuo padre, per il quale tanti continui lamenti, era un misero unico fra tutti i greci, che agli dèi fosse immolata tua sorella. Lui, che non ha sofferto nel concepirla, quello che ho sofferto io nel darla alla luce. Su, dimmi, per chi la immolò? Per gli argivi, forse? Ma non era secondo
quali leggi? Se uccidessimo una persona in cambio dell'altra, saresti tu la prima a dover morire! Tu giaci insieme a un uomo con il quale ti uccidato mio padre! Thank you.
Ascolta le mie parole segrete. Non posso parlare liberamente finché questa è presente. E non mi conviene svelare tutto alla luce del sole. Ho paura che semini per la città inutili maldicenze con la sua invidia e i suoi piani esteri. Quanto alle oscure visioni che ho avuto questa notte, da loro esito favorevole, se mi sono propizie. Ma se mi sono nemiche, sui miei nemici, falle cadere e non permettere che qualcuno trami di scacciarmi dalla mia ricchezza. Concedimi di continuare a reggere la casa degli Atreidi e questo scettro, vivendo in pace con quanti io amo e non mi porta l'odio, felice. Quanto al resto, nonostante il mio silenzio, credo che tu sappia già tutto, dato che sei un bimbo. È naturale che vedano ogni cosa i figli di Zeus. Stranieri, potrei sapere da voi se è questa la dimora del re Egisto? È questa, straniero. Tu l'hai riconosciuta. E ho ragione a supporre che questa sia la sua sposa. Il suo aspetto ben si addice a quello di una regina. Proprio così. È qui, dinanzi a te. Salute a te, o signore. Vengo a portare buone notizie a te e a Egisto da parte di un amico. Grazie dell'augurio, ma per prima cosa vorrei sapere chi ti ha mandato. Fa nota della foce, affidandomi un compito di grande importanza. Di che si tratta, straniero? Parla. Sono certa che se vieni da parte di un amico perché hai notizie gradite. Oreste è morto. Fiducioso nell'ultimo giro, poi vede davanti a sé l'ultimo avversario rimasto, allora lancia
Le oreste sbalzate dal capo. Le redini lo trascinavano. Annientata, annientata. La folla, il nuovo urla di dolore, nel vedere che quel giovane che aveva compiuto così grandi imprese riceve un destino così terribile. A stento, alcuni aurini riuscirono a liberarlo, aperti i sani, al punto che nemmeno gli amici avrebbero riconosciuto quel cadavere straziato. Subito fu arso su un rogo e le sue ceneri furono portate qui perché potesse ricevere sepoltura nella terra dei padri. Questi fatti, dolorosi anche a rievocarli a parole, per chi come me li ha visti, resteranno lo spettacolo più atroce a cui abbia mai assistito. Ah, e ormai ambientata, finita la sede dei nostri antichi signori. Thank you.
questo. Una lacrima senza una tomba.
trovare tu rimedio per ciò per cui io ancora non vedo cura. Basta dirti, se vorrei ascoltarmi, che resta tornato! Resta tornato! Resta mio! Resta tornato! Sei forse folle, disgraziata sorella, che ridi dei tuoi e dei miei mali insieme. Giuro, giuro sulla mente del nostro padre di non parlare per scherno quando dico che resta tra noi, resta vivo, resta tornato. Di quale uomo hai ascoltato i discorsi per finire così a credere troppo? Se credo è perché io stesso ho visto esempi, io e nessun altro. E quale prova avresti visto? Ascoltami. Va. Giunta al sepolcro antico del padre, vedo dalla sommità del tumulo scorrere fiumi di latte appena libati e tutto intorno fiori. Quanti ce ne sono? Mi guardo intorno, cerco di scorgere qualcuno, scruto ogni luogo. Mi accosto in fretta alla tomba e sul limitare del tumulo trovo una ciocca, precisa di fresco. E subito, come la vedo, mi si imprime nell'animo l'immagine consueta, riconosco il segno dell'uomo che mi è più caro. Oreste! La prendo tra le mie mani, senza osare pronunciare parole di cattivo augurio, e piango di sogno. E ora come allora, comprendo bene che questa offerta da nessun altro viene, se non da lui. Io non sono stata, lo so per certo. E tu come avresti potuto? Non ti è concesso di lasciare questa casa neanche per pregare. La nostra madre non lo farebbe mai. E se anche lo facesse, lo nasconderebbe. No. Provengono da resta queste offerte, sono sicura. E adesso, cara, fatti coraggio. Non sempre gli stessi uomini lo stesso Deborah si accompagna. Il nostro sì, fu tremendo, ma forse possiamo ritrovare gioia di questo giorno. Presto è tornato, presto è vivo. Credula come sei che compianto. Ma perché non ti dà gioia quello che ti dico? Tu non sai dove sei, i tuoi pensieri ti sfuggono. Perché non dovrei sapere quello che io ho visto chiaramente? Oreste è morto e con lui ogni speranza di salvezza. Dimenticalo. Ospite gradito di nostra madre. Ma e allora di chi erano quelle offerte? Non so, forse qualcuno le avrà deposte lì in memoria del nostro Oreste. E io che con gioia mi affrettavo a riferirti questi discorsi. Oh, ignara della vostra sorte. Ma ora che giungo, insieme ai mali di prima, mi trovo in mente.
Se mi dai l'ascolto, riusciremo a superare insieme questa spirtù. Potrei forse richiamare in vita i morti. Pensi che sia così forte? E allora, cosa mi ordinerai di cui io sia capace? Io sarai quello cui io ti esorto. Se vedi dell'utile in questo, non mi tirerò indietro. Allora, ascolta che cosa ho pensato. Finché Oreste è vivo, speravo che un giorno sarebbe tornato qui per vendicare nostro padre. Una fama splendida a prezzo di una morte infame.
prima di trascinarci nella rovina e di annientare la stirpe. Cessa dall'ira. Quello che hai detto lo lascerà segreto e incompiuto. Ma tu cedi nel tempo in cui ancora si conviene. Perché contro i potenti non puoi nulla. Ascoltala! Nessun guadagno migliore per gli uomini della prudenza unita ad una mente saggia.
I più saggi sono gli uccelli del cielo. Quando hanno cura del padre e della madre, e nutrono coloro da cui nacquero e in cui trovarono un conforto. Perché noi non dovremmo fare altrettanto? Voi fratelli Zeus, semi celeste, quanto a lungo resteranno impuniti? Amen, scendi nell'aria e grida fino a te il lamento che nessuna danza allega. La casa dormì e l'affetto non si rinnova nella discordia tra le sorelle. Tradita, sola, Elettra vicino, lei che sarebbe disposta a non vedere mai più la luce del sole, o di cogliere una duplice lente. Così nobile, chi nascerebbe? Così nobile, chi nascerebbe? Così nobile, chi nascerebbe? Così nobile, chi nascerebbe? Così nobile. Figlia mia, tra uomini nobili nessuno può tollerare di vivere disonorando il nome. Così anche tu una vita di lacrime, ma splendida, hai scelto. In te vedo nobiltà congiungersi con la saggezza. Possa tu vivere al di sopra dei tuoi amici, in ricchezza e potere, quanto ora ti tengono in pugno, perché vedo che sei caduta in una sorte indegna, ma nelle leggi che supreme germogliarono, tu ricevi il premio più alto per la tua devozione a Zeus. Io però sono stato mandato dal vecchio re Sprofio
a riferire della morte di Oreste. Che c'è, straniero? Che paura mi colpe! Scortiamo, come vedi, i suoi pochi resti in una piccola urna. Permetti, se quest'urna mi cerca, di prenderla tra le mie mani. Non te la lascerò! Come infelice Oreste, se non mi sarà permesso di darti se
colpa di quelli infelici. Non c'è. I vivi non hanno tomba. I vivi? Cosa? Cosa? Che dici? È vivo. Come lo sono io? Non c'è, mentre nostra madre sì. Non temere.
che mi veda sorridere. Ora che sei di nuovo qui, non smetterò di piangere dalla gioia. Su, dimmi tu quello che dobbiamo fare. Silenzio, qualcuno sta uscendo dalla reggia. Straniere, portate qua! Che non siete altro! Non tenete più alla vostra vita! O forse non avete capito che siete già nel bel mezzo del pericolo, e non soltanto loro vicino. Se non fossi rimasto di guardia a questa porta già da un bel po', i vostri piani sarebbero entrati in casa prima di voi! Ora, vi supplico, ponete fine a queste insaziabili grida di gioia ed entrate! In questi casi aspettare è pericoloso. Perché? Cosa dovrei aspettarmi nella legge? All'interno va tutto bene. Sta tranquillo. Avrai annunciato la mia morte, immagino. Sappi che tu qui sei uno dell'altro. E come hanno reagito? Che cosa hanno detto? Te lo dirò a cose fatte. Ora, sappi che va tutto bene. Anche ciò che è male. Fratello, chi è costui? Dimmelo per gli interi. Non lo riconosci? No. Non ricorda chi mi fidasse in tempo? Cosa? Che dici? L'uomo dal quale sono stato portato in fuoco. Grazie a te. Vuoi dirmi che lui è il solo che io abbia riconosciuto vedere durante l'assassinio di nostro padre? È proprio lui! Non farmi dire di più. Unico salvatore della casa di Agamennone. Come ho fatto a non riconoscerti? Benvenuto, padre, perché per me tu sei un padre. Credo sia sufficiente. Quanto al resto, ci saranno molti giorni per raccontarti tutto con chiarezza, Elettra. E voi, che state qui fermi, è ora di agire. Ora avete destra e sola, e non ci sono uomini nella legge. Ma sappiate che se aspetterete ancora, dovrete combattere contro una schiera ben più abile e numerosa. Io, la nostra impresa non richiede lunghi discorsi. Entriamo nella legge! Vedete dove Ares si spinge, spirando strage inesorabile. Le canne implacabili che perseguono i minorenni sono già entrati in casa. Il vendicatore si aggira con passo furtivo nella reggia. Nelle stanze paterne un tempo in mano all'arma sanguinaria appena arrivata. Hermes, figlio di Maia, nascondendo nell'ombra l'inganno, lo conduce dritto e non indugia più. Sacrificio di Ares, ma io non mi piace.
Casa va tutto bene, se Apollo colta nel segno. La sciagurata è morta! Non dovrai più temere che tua madre ti oltraggi con la sua arroganza. Fate silenzio, vedo arrivare Cristo, è proprio lui. Lo vedete davvero? Da dove giunge? Presto, entrate in casa per riuscire in un'impresa simile alla prima. Sì, voi andate, penso a lui tutto fuori, su, andate. Coraggio! Lo faremo, lo faremo. E come mai, pur essendo indovino così abile, ti
sei fatto prendere in giro per tutto questo tempo. Perduto, fammi dire almeno una parola. No, prete, non lasciarlo parlare. Uccidilo! Dentro, nella legge, qui non è questione di parole, ne va della tua vita. Perché mi porti in tua casa? Perché se questa è giusta non mi sei qui adesso? Non darmi ordini. Dove hai ucciso mio padre? Là!